È morto in una clinica romana l'ex presidente della Repubblica Carlo Acelio Ciampi, avrebbe compiuto 96 anni. È stato presidente della Repubblica dal 99 al 2006, anche presidente del Consiglio e governatore della Banca d'Italia. La conferma è arrivata dal suo medico, era stato ricoverato in una clinica romana dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Immediate le prese di posizione politica da parte del premier Renzi, che dice: manda l'abbraccio del governo alla signora Franca, un pensiero grato all'uomo delle istituzioni che ha servito con passione l'Italia. Sulla stessa linea anche il presidente del Senato Grasso ed i principali partiti politici che in queste ore stanno mettendo in evidenza le prime reazioni. I funerali si svolgeranno nella capitale nei prossimi giorni. L'audace Cerignola ha deciso per ora di attuare il silenzio stampa nei confronti dei media dopo l'eliminazione della Coppa Italia dilettanti ad opera del Vieste ai calci di rigore giovedì. Ai padroni di casa Ofantini non è andato giù il rigore concesso dall'arbitro Carrera di Barletta per il ballo di Colangione su Siciniano. Penalty, lo ricordiamo, trasformato da trotta che ha capovolto il risultato dell'andata dove avevano vinto i giallazzurri di Massimo Gallo. La decisione è arrivata un'ora dopo la conclusione del match tramite il sito ufficiale Facebook. La stessa società può sapere che il silenzio durerà fin quando sarà necessario. Intanto verrà completata la preparazione in vista dell'esordio al Monterisi per la seconda giornata di campionato, domenica in casa contro la Vigor Trani. Mimmo Siena, Speciale News. Serata agrodolce per le formazioni italiane impegnate nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Nelle partite delle 19, storico risultato per il Sassuolo al debutto in Europa. La squadra di Di Francesco, ancora priva di Berardi, batte per 3-0 gli spagnoli dell'Athletic Bilbao, grazie alle firme di Dirola, di De Frel e di Politano. Prezioso pareggio invece per la Roma di Luciano Spalletti in terra polacca contro il Viktoria Plzeň. Infatti i giallorossi, dopo l'iniziale vantaggio di Perotti sul rigore, si sono fatti raggiungere immediatamente all'undicesimo grazie a Bacos servito da Zeman. Nelle partite invece delle 21:05 la notizia clamorosa arriva da San Siro, dove l'Inter è stata sconfitta dalla formazione israeliana del Beersheba con il punteggio di 2-0, una figuraccia in tutti i sensi, mentre la Fiorentina in terra greca pareggia 0-0 contro il PAOK Salonicco.